venne fuori il nome di Elio Di Rupo, si pensava che un italiano potesse salvare il Belgio. Eppure, anche lui, premier incaricato di origini italiane, ha gettato la spugna, non riuscendo a mettere d'accordo Fiamminghi e Valloni sul bilancio 2012. Il sovrano belga Alberto II però non ci sta e congela le dimissioni, riservandosi di trovare altre soluzioni alla crisi politica che ormai da più di 500 giorni attanaglia il paese. Non è bastata la creatività made in Italy del socialista a ricucire la spaccatura che da sempre divide i nordici fiamminghi dai valloni del sud. La democrazia belga non sembra poi così collaudata. Eppure è proprio da Bruxelles, culla delle istituzioni europee, che arrivano i moniti per una maggiore stabilità nel mondo. Verrebbe da dire, da che pulpito viene la predica?